Oh, giovani amici di Facebook, oggi Mystery Box, non so neanche io benissimo che cosa c'è dentro questo box, so che arriva da Duracell, mi è arrivato il comunicato stampa, mi hanno detto che mi mandavano qualcosa, ma non so ancora esattamente che cosa c'è dentro, quindi invece che aprirlo io per conto mio e poi spacchettarlo, ho deciso che, ma perché non spacchettarlo di fronte alla telecamera? Sarà divertentissimo vedere cosa c'è dentro, magari c'è la spada laser di Peppa Pig. Sono sbagliati oppure c'è ecco, ormai stavo per tagliarla. Che diavolo è? È anche bella grande, Duracell, figo questo. Questo immagino che sia un pacco promozionale. Allora apriamo qua, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Tac, quant'altro, figa la scatola Duracell, e sono appunto quello che pensavo, cioè le spade laser nuove di Star Wars, appunto con in bundle, diciamo così, le batterie Duracell, anch'esse marchiate Star Wars. In particolare mi hanno mandato gentilmente la versione di Kylo Ren, quindi fa il doppio con l'altra Master Series, Black Series, che abbiamo già recensito insieme a Roby. Sono quelle componibili, appunto, The Force Awakens, Kylo Ren, Electronic, Blade Builders, bla bla bla, si possono comporre in mille maniere diverse, come vedete. È anche figa sta cosa, secondo me, per i bambini, soprattutto ovviamente non per gli adulti, anche se voi ultra trentenni, quarantenni, dopo aver visto questo video, andrete a comprarvela. Non so esattamente quanto costa, non mi sono informato bene, ve lo scrivo poi sotto nella descrizione. Non penso che costi tantissimo. Ci sono qui incluse ben 8 batterie Duracell. Vado a distruggere questo packaging, vediamo se riesco ad aprirlo più o meno decentemente. Vediamo se si sfila come penso. Sì, bel casino, scusate le pile, le recupero dopo. Allora, istruzioni varie, sapete che io non amo leggere le istruzioni, quindi queste le buttiamo via. E poi abbiamo addirittura garanzie in varie lingue e poi altri fogliettini. E qui c'è una lettera per me e invece dentro c'è la spada pronta per essere composta. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Spacco questo, spacco quest'altro, ci sono altri pezzi, forse è meglio se leggevo le istruzioni, come al solito mi tocca dire. Butto via questa roba qua, butto via tutte le schifezze che c'erano dentro e poi, vabbè dai, si capisce, questo va qui, tac, clock, ehi 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 ehi, comincia subito, ho premuto per sbaglio il tasto. E qui si possono aggiungere cose di vario tipo. Bella sta cosa, praticamente è a incastro e poi c'è un tasto per risfilarlo. Tac, clic. In questo caso ho fatto una roba orrenda. Dov'è il tasto? Cuin cuin. Beh, non male, non male. Per un bambino, ripeto, è carina questa cosa qui, quindi c'è quest'altro pezzo qui che è in più, quest'altro pezzo qui che è in più, praticamente la spada base di Kylo Ren ve la fate così, quindi ho aggiunto solamente questa sfiatatoio, perché sapete che è venuto fuori che la spada di Kylo Ren è fatta in questa maniera, perché in realtà questi due sono scarichi, perché erano le primissime spade fatte, erano ancora, diciamo, dei prototipi. Il laser, diciamo, principale è molto instabile, anche nel film se lo vedete sbarlucce che ha tutto quanto, perché questo, perché essendo instabile ha bisogno anche di due sfiatatoi laterali, no? Che sono uno e due, appunto, e sono inventati questa roba qua per fare questo nuovo design, che comunque insomma alla fine non è malaccio, dai. Tra l'altro, come nelle Master Series, nelle Black Series, anche qui ha un sensore di qualche tipo dentro, una specie di mini giroscopio, io immagino, per cui quando sbatte, vedete, fa anche il rumore, fighissima sta cosa.
Sì, è tutto quanto. Non ho ben capito cos'è 012. Avrei dovuto leggere le istruzioni, però. Oh, ve lo faccio vedere anche a luci spente, che è un po' meglio. Vediamo un po'. Adesso l'accendo. Shui! Beh, fighissima, ragazzi, dai, cioè, comprare per forza che sta qui. Non so veramente quanto costa, non ho guardato minimamente. Immagino che costerà, boh. Vabbè, comunque, un attimo che riaccendo la luce. Spegniamo la spada di Kylo Ren. Allora, se vi è piaciuta questa spada, se vi piacciono i miei unboxing, mettete un like, mettete share, fate conoscere anche i vostri amici questo tipo di video e questo oggetto in particolare. Grazie alla Duracell per avercelo inviato e mostrato. Metteteci dentro delle pire Duracell, marchettina alla Duracell. Grazie a voi di aver visto tutto quanto il video e ci vediamo al prossimo Incauto Unboxing. Ciao ragazzi!